Allora, il vero nome di Italo Svevo è Aaron Hector Schmidt, un nome quindi di origine ebraica. Lo scrittore nasce a Trieste nel 1861. Trieste è una città mitteleuropea, una città bilingue in cui si parla sia italiano sia il tedesco. Il padre decide di avviare il figlio verso gli studi commerciali, ma durante la sua permanenza in collegio Hector scopre la sua predilezione per la letteratura. Va a studiare in Germania e poi torna a Trieste, dove prosegue gli studi all'Istituto Superiore Commerciale e inizia anche i suoi primi tentativi di scrittura letteraria. A causa poi di una serie di difficoltà economiche del padre, Aaron Hector Schmidt è costretto a lasciare gli studi e a trovarsi un impiego e inizia a lavorare nella filiale di una banca, della Banca Union viennese. Vi lavorerà per 18 anni, mentre in privato perseguirà la propria vocazione letteraria. Iniziano così gli anni in cui si alterna una vita professionale un po' piatta e anche mortificante a l'altra invece fatta di slancio creativo dello scrittore. È in questo periodo che lui inizia a leggere, a avere una formazione anche quasi da autodidatta su i classici, sia italiani che stranieri. Collabora anche con un giornale e su cui pubblica le sue recensioni e i suoi articoli, che firma però con uno pseudonimo. Il suo esordio letterario si ha col romanzo Una vita, pubblicato a sue spese e che non avrà un grande successo di pubblico. Si sposa, dopo qualche anno scrive il suo secondo romanzo, Senilità, anche questo pubblicato a sue spese. Ma anche ancora una volta l'opinione pubblica non dà un riscontro positivo alla sua opera, né il pubblico né la critica. Decide quindi di abbandonare la strada della letteratura pur continuando a scrivere in privato. Sceglie di lavorare nel colorificio di proprietà del suocero e iniziano i suoi viaggi, i viaggi a Venezia e in Inghilterra. Qui decide che oltre al francese e al tedesco deve imparare anche l'inglese e una volta tornato a Trieste avrà un maestro d'eccezione, niente poco di meno che James Joyce. L'incontro con lo scrittore irlandese rappresenterà la fortuna di Svevo. A lui farà leggere il suo terzo romanzo, La coscienza di Zeno, e Joyce se ne dimostrerà entusiasta, proprio per l'eccezione della scrittura di questo scrittore italiano e farà delle ottime recensioni del romanzo che permetteranno finalmente a Svevo di farsi conoscere. Oltre alla recensione di Joyce e ai consigli di Joyce, si avvarrà anche di quella del poeta Eugenio Montale che su una rivista dal titolo L'Esame pubblica un articolo sul caso Svevo, quindi finalmente dopo tanti anni di oblio, diciamo, Svevo viene finalmente conosciuto da tutti. La psicanalisi ha una parte importante nell'opera di Svevo. Egli ne viene in contatto perché suo cognato inizia proprio una serie di sedute con Sigmund Freud, che noi sappiamo è il padre della psicanalisi. L'interesse che ha Svevo per la psicanalisi non è legato tanto ad essa come metodo di cura. Per lui può essere un ottimo metodo per scrivere, quindi insomma si avvicina con altri intenti, diciamo, a Freud. E per quanto riguarda la sua poetica, noi dobbiamo tenere presente che i protagonisti dei tre romanzi di Svevo sono tutti degli inetti, cioè individui che non sono adatti alla società e alla vita, che non sono mai sicuri di sé, che conducono la propria esistenza quasi in balia degli eventi, senza prenderla mai in mano e anzi accampando sempre scuse
per quello che non fanno. Io avrei voluto, ma non ho potuto. Se avessi potuto, avrei fatto, ma così non è stato. Questo è un po' quello che accade a tutti i personaggi dei romanzi di Svevo, che non riescono quindi appunto a prendere in mano la propria vita e si lasciano in qualche modo vivere. Questa è proprio la caratteristica anche di Zeno Cosini. Zeno Cosini è il protagonista della coscienza di Zeno. La coscienza di Zeno è un romanzo particolare. È un romanzo particolare perché in esso noi troviamo la storia del protagonista Zeno Cosini raccontata non in maniera diacronica, ma ogni capitolo rappresenta un aspetto della sua vita, il rapporto con il padre, come ha preso moglie, il vizio del fumo e tanti altri. Ecco, attraverso questa divisione noi vediamo quello che il protagonista ci vuol dire di se stesso. Ovviamente è quindi una narrazione che non può essere oggettiva, perché il protagonista, che è anche il narratore, ci dirà di sé quello che lui vuole che noi sappiamo. Quindi non siamo di fronte a una narrazione onnisciente, ma siamo di fronte a una narrazione estremamente soggettiva. A questo proposito si è parlato di monologo interiore, cioè una sorta di discorso interiore che il protagonista fa al lettore e lo fa per raccontare gli aspetti di sé che lui ritiene importanti. Il romanzo è scritto sotto forma di diario che un enigmatico dottor S., che può stare per Sigmund Freud o può stare anche per Svevo stesso, chiede di fare a Zeno, che si rivolge a lui per guarire da alcune sue nevrosi, tra cui il vizio del fumo. Comportandosi in maniera poco ortodossa, una volta che il suo paziente decide di terminare la cura, diciamo così, il dottore pubblica le sue memorie e quindi noi veniamo a conoscenza di questi episodi della vita di Zeno. Quindi per ricapitolare possiamo dire che l'argomento è questo: uno psicanalista, il dottor S, per ripicca nei confronti di un suo paziente che ha interrotto la cura, decide in maniera piuttosto scorretta di pubblicarne le memorie. Il paziente è Zeno Cosini, un ricco commerciante triestino di 57 anni. Il motivo che tiene insieme tutto il racconto di Zeno è la storia della sua malattia, che è organizzata secondo dei nuclei tematici. Il primo è quello relativo al vizio del fumo, il suo continuo e fallito tentativo di smettere di fumare la sua ultima sigaretta. Il secondo è il tema della morte del padre, che viene considerato da Zeno l'evento più importante della sua vita. Un altro capitolo è dedicato al matrimonio, anche in questo caso lui si è lasciato vivere, aveva iniziato il corteggiamento con la sorella minore, Ada, ed arriva a sposare la sorella maggiore, Augusta, senza neppure rendersi ben conto di come ha fatto. La scelta matrimoniale porta con sé un altro capitolo in cui si tratta dell'amante. Un altro nucleo narrativo è quello dedicato all'attività commerciale che lui mette insieme al cognato. Il cognato, quello che ha sposato Ada, la ragazza di cui lui era innamorato, si suiciderà e lascerà Ada vedova e malata. E qui c'è l'episodio nel quale Zeno andrà al funerale di Guido, del cognato, ma sbaglia funerale e segue quello di un estraneo. Il testo è scritto in prima persona e non in terza, come invece era accaduto negli altri due romanzi. Il romanzo non rispetta la cronologia. Ci sono piani narrativi che nel tempo si intersecano e si modificano, proprio perché ogni capitolo è esaurito in se stesso, sviluppa un determinato argomento e lo esaurisce.
quindi il tempo della narrazione è piuttosto particolare. E poi teniamo presente l'inattendibilità della narrazione, proprio perché, come abbiamo detto, non può essere oggettiva. C'è una sorta di ironia che troviamo latente in tutta la narrazione, il fatto stesso che un dottore decida di pubblicare qualcosa che è segreto. E in più vi è una comicità assurda che viene spesso sottolineata anche dalla stranezza del comportamento dei vari personaggi. Alla fine quello che se ne ricava è una sorta di scetticismo da parte di Zeno, scetticismo nei suoi confronti e nei confronti del mondo esterno. I protagonisti sono appunto Zeno, il dottore, il padre di Zeno, suo suocero e le quattro figlie. In più l'amante, Carla, l'amante di Zeno, e Guido, che è, diciamo, il suo amico e rivale. E i temi principali sono appunto quello della psicanalisi, però non intesa come metodo di cura, bensì come metodo per scrivere, per analizzare se stessi attraverso la scrittura, l'idea della malattia, l'inettitudine, come abbiamo detto, che caratterizza il soggetto, l'assenza di qualsiasi certezza, quindi l'ambiguità di tutto quello che viene vissuto, che può essere letto in maniera diversa a seconda di chi lo legge, e in più l'importante uso del monologo interiore che avvicina Svevo alla narrazione europea, in particolar modo per esempio proprio a James Joyce, che era stato il suo maestro di lingua.